Benvenuti al punto settimanale di approfondimento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi non proponiamo il consueto confronto fra un consigliere di maggioranza e uno di opposizione sui temi di maggior rilievo politico-istituzionale. Oggi abbiamo come unico ospite Eros Brega, Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Consigli regionali. Benvenuto Presidente, benvenuto anche a eh, Anna Mossuto, direttore del Corriere eh, dell'Umbria, e a Marco Brunacci, capo redattore dell'edizione Umbria del Messaggero. Rimangono otto mesi di attività, più o meno, prima dello scioglimento dell'assemblea legislativa, che è ipotizzabile per la fine del mese di febbraio 2015, quindi un tempo, diciamo, reale, considerate le, feste, le ferie estive e quelle natalizie, molto eh, ridotto. E, mh, e questa può essere l'occasione per fare un bilancio eh, di fine legislatura, di una, di una eh, legislatura che è stata difficile, complessa, per il Presidente Brega lo è stata anche dal punto di vista personale. Sul tappeto rimangono alcune questioni di rilievo, fra queste il completamento della riforma istituzionale e della semplificazione della macchina pubblica, le misure per fronteggiare la crisi economico-occupazionale, la nuova programmazione comunitaria 2014-2020, la nuova legge elettorale regionale conseguente alla riduzione a 21 del numero dei consiglieri. Il tutto in un quadro nazionale in grande movimento, anche sul livello eh, locale. Lascio il campo quindi ai due colleghi. Inizia Anna Mossuto, prego. Presidente, comincerei dal fatto proprio che mancano poco, poco più di otto mesi alla fine della legislatura per fare il punto sulle riforme che sono state eh, portate a termine e quelle ovviamente che sono ancora in fase di definizione Ma, Diciamo che gli otto mesi che mancano alla fine della legislatura saranno otto mesi fondamentali in questo periodo si sono fatte delle buone leggi eh, abbiamo fatto sostanzialmente la riforma quella della sanità che dove come tutti vi ricordate, siamo passati da, due, da quattro ASLE a due e sostanzialmente io ero persona impegnata nel credere che la riforma sanitaria per una regione piccola come l'Umbria si sarebbe dovuta basare su un'unica azienda, un'unica ASLE. Oggi, tra l'altro, sono contento perché da più parti mi si dice che forse sarebbe stata la scelta più giusta, però. Eh, avere soddisfazione solo oggi da una parte mi può far piacere, ma dall'altra parte in qualche maniera eh, poco, poco importa. Comunque una riforma importante, quella della sanità portata a casa e eh, una serie di decisioni importanti, una serie di proposte di leggi importanti presentate, ma che dovranno vedere il proprio compimento in questi ultimi otto mesi. Se noi pensiamo che comunque. La chiusura delle province determinerà una riorganizzazione di assetto istituzionale per l'Umbria da fare entro eh, i, primi mesi, i primi giorni del mese di ottobre e dunque una riorganizzazione totale del sistema istituzionale che si baserà sui comuni e sulla regione e poi sicuramente sulle organizzazioni della provincia come ente di secondo livello. Una sfida importante per una regione come l'Umbria e che veniamo tutti chiamati perché oggi per come tra l'altro è messa l'economia nazionale e Umbra ancora non si può continuare a perdere tempo Agenda delle riforme Brunacci Io posso cominciare chiedendo al Presidente di fare invece una cosa completamente diversa dalla sua attività istituzionale, ne riparliamo dopo, ma perché è una curiosità importante secondo me per capire esattamente qual è la situazione e anche il sentiment della classe dirigente dell'Umbria dopo l'ultima tornata elettorale. L'Umbria ha fatto eccezione rispetto al resto d'Italia. Eh, il PD in particolare, di cui lei è un esponente, ha perso 50.000 voti tra le europee e le, eh, diciamo, le amministrative. Um, Renzi è troppo bravo a livello nazionale e troppo impreparata la classe dirigente, è troppo indietro la classe dirigente invece del PD e del centrosinistra umbro. Eh, o qual è comunque la sua opinione eh, all'uscita di, eh, di questa tornata che è stata molto importante per definire gli equilibri, eh, la perdita di Perugia da parte del centrosinistra, cosa storica, per, comunque per definire gli equilibri nuovi della politica regionale? Poi torniamo alle istituzioni. Ma se vogliamo essere sinceri e non dire come al solito parlare in politica dobbiamo dire dire che la ce l'abbiamo avuta alle primarie. Se uno legge le primarie di quando si è scelto il segretario Renzi, tra Renzi e Cupero, noi abbiamo visto che nelle regioni tipo l'Umbria, la Toscana, l'Emilia, le Marche, diciamo, l'esperienza di Renzi ha superato abbondantemente l'80%. Dunque se noi partiamo da quel dato capiamo eh, quanto in questa regione c'era da parte dell'elettorato di centro-sinistra, dell'elettorato del PD, la voglia e la volontà di un cambiamento fatto sulle cose da fare e anche sulle persone. Presidente, scusi, ma il cambiamento era sempre all'interno del partito. Perugia, sì, boh. come diceva il collega. Ha perso, cioè è stata consegnata in un certo senso al centrodestra. Perché noi forse non, noi tutti non abbiamo capito il messaggio che c'era venuto e fatto in maniera chiaro e inequivocabile da parte del nostro elettorato. Credo che il, la perdita di Perugia sia un evento che è ascrivibile. A, a fattori esterni, ma credo che sia scrivibile anche a fattori interni. Però credo che il direttore non volesse solo lasciare la partita chiusa su Perugia, perché i 50.000 voti persi sono stati persi in tutta l'Umbria tra le europee e, e diciamo, le amministrative. E questo è il dato che dimostra che di, di, dietro a una proposta chiara, precisa. Eh, credibile che fa il segretario nazionale sulle europee c'è un pezzo di elettorato non solo diciamo del centro-sinistra, che è eh, quello classico, ma anche si va oltre, c'è un voto che si dice noi ci crediamo, noi crediamo che eh, quello che il segretario Renzi. Che a livello nazionale sta portando avanti come sfida, come riforme, vuol cambiare il paese e sia una cosa credibile. Poi quando si torna nella nostra regione e si deve esprimere un giudizio non solo sulle qualità delle persone, perché io per esempio se parlo, se parlo di Perugia non sono convinto che il Sindaco Boccali abbia governato eh, peggio sul piano amministrativo di, magari di altri comuni che abbiamo rivinto. Boccali ha pagato, secondo me, un contesto che va oltre diciamo, alla situazione lo locale, anche, diciamo, anche in maniera strumentale, forse alcune eh, strumentalizzazioni fatte a livello nazionale, più riconoscendo alcune problematiche su Perugia importanti, però c'è stato un effetto, secondo me, che eh, appunto non, non non il cittadino umbro non riesce a cogliere con... Eh, precisione o a capire qual è la proposta dell'Umbria di domani. Ecco, o noi siamo in grado da qui a poche settimane di, di presentare una proposta per l'Umbria di domani vera. Eh, credibile, non dei sogni, ma fatta sulle cose concrete, sulle risposte vere per gli imprenditori, per i giovani a fuori dell'università, sull'ambiente, cioè qual è la proposta di Umbria? È una proposta di Umbria spacchettata, è una proposta di Umbria unita, non siamo neanche un milione di abitanti, lo dico da. Da, un, da quando ho iniziato questo ruolo Allora, qual è la proposta di Umbria vera che noi vogliamo Presidente su questo i cittadini ci anni. Per, avvate, avete avuto quattro anni per, per farlo o non l'avete fatto è arrivata la ministra Boschi per dire dovete fare una regione più smart che è un termine che piace molto ma da qualche parte potrete cominciare adesso o, o no o ce l'avete ancora qualche mese ognuno si dovrà assumere infatti le proprie responsabilità eh, prima portavo l'esempio quando lo, la Mossuto mi chiedeva appunto sulle, su quali riforme fatte ho detto io eh, sulla sanità ero uno di quelli che ho sempre sostenuto un'azienda un e un'asle un'azienda su due plessi del Perugia". oggi mi si dice ma lei aveva ragione ieri ecco io credo che non servono più ma lei aveva ragione oggi bisogna dire quattro cose vere per l'Umbria quattro ma vere e farle. Dire agli Umbri, noi ci candidiamo a guidare questa regione per il 2015-2020 su queste quattro cose chiare, che sono, come fare Renzi a livello nazionale, visto che oggi sono tutti Renziani, ecco cerchiamo anche di eh, immagazzinare questa capacità della concretezza che lui riesce a dare verso l'elettorato, perché non significa essere Renziani solo per riciclarsi, credo essere, se vogliamo in qualche maniera eh, veramente... E, e crediamo in quel progetto, portiamocelo, quattro cose vere per l'Umbria di domani, quattro cose vere, facciamoci, facciamole, impegniamoci in maniera concreta a farle e su quelle investiamo il nostro futuro. Finito. A proposito delle cose da fare, a proposito delle riforme, una delle riforme da fare entro breve vi siete dati come tempo settembre la legge elettorale. Qual è il modello che riesce a garantire una? rappresentatività, una governabilità dell'Umbria. Ha sodato che siete tutti d'accordo sull'abolizione del regionale, una sorta di, eh, di porcellum in salsa umbra, eh, non siete però d'accordo su tutto il resto, cioè elezione diretta o secondo turno, un collegio o tanti collegi, eccetera. Qual è la sua posizione? Ah, innanzitutto andiamo su quello che secondo me un po', non, non, per quello che mi riguarda. Il doppio turno per il sistema regionale è assurdo. È come se a livello nazionale si fosse messo il doppio turno, cioè il doppio turno prevede alcuni, ha un senso sulle, sui comuni che hanno una gestione diretta. Credo che il doppio, che la, che il doppio turno in, nelle regioni, a livello nazionale, sistema legislativo, eh, porti in qualche maniera una sorta di ricatto dei piccoli verso, eh, verso i grandi. Insomma, io credo che vada alzata la soglia per il premio di maggioranza, cioè, non, non, non credo che sia giusto che chi prende il 20% è giusto che abbia regalato il 60-70% eh, dei, dei seggi, credo che vada costruita una soglia giusta che dia la rappresentanza a tutti e che credo che non so, una, una soglia, che possa essere individuata intorno al 40%, credo che sia una, una soglia giusta e importante per evitare il doppio turno e da lì fare l'attribuzione dei seggi a livello regionale. Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere il collegio unico regionale, perché credo che in una regione piccola come l'Umbria o ragiona nell'insieme o andiamo tutti a casa. Eh, qualche settimana fa sono intervenuto nel dibattito della regione eh, diciamo, Umbria-Marche, nella nel, credo che quella sia il nostro futuro: l'Europa è il nostro futuro. L'Umbria da sola non può stare nella, nelle vere competizioni. Credo che oggi noi dobbiamo ragionare dunque, su un collegio unico regionale. Sul listino non ne parlo perché non ho mai usufruito, eh, dunque non, non so che cosa significa porre la legge in qualche maniera eh, prevedendola purché la, la legge lo prevedeva ma io non so di che cosa si, si parla e dunque non ne voglio neanche perché lo dopo per è scontato insomma, che in, in un sistema a 20 non ci possa essere il il listino regionale, dunque credo collegio unico regionale e, e credo che praticamente è giusto che ci sia una soglia per l'attribuzione dei seggi che non sia inferiore al 40% e da lì costruire un assetto istituzionale che tenga insieme l'Umbria. O noi facciamo questo e dunque costruiamo un'Umbria che poi possa in maniera federalista appunto, ragionare con le regioni limitrofe, penso appunto alle marche, o altrimenti l'Umbria purtroppo rischia di non essere al passo del tempo. Presidente, però mi fa specie, è Ternano con, con forti, forte radicamento anche di consensi su Terni, che eh, ritenga finito il dibattito sulla macro regione pensando a Umbria e Marche e non considera invece la possibilità di allargare verso Roma e quindi eh, mh, attraverso le province di Rieti e Viterbo e forse anche il sud della Toscana questa, questa nuova realtà eh, che eh, deve aprire nuovi sbocchi all'economia, quindi al lavoro dell'Umbria e per cui dovrebbe guardare sì verso l'Adriatico ma anche un po' verso il Tirreno e, e penso che Terni ne abbia insieme a Orvieto. Grande interesse. Sì, però noi dobbiamo essere realisti. Noi intanto cerchiamo di mettere a sistema quello che è il sistema Umbria-Marche. Poi logicamente, eh, io sono innamorato di Roma, ma penso che Terni, come ho sempre sostenuto, debba essere la porta d'ingresso dell'Umbria per attrarre e non per far sì che da Terni o dall'Umbria escano capitali verso eh, diciamo, la, la capitale o la città metropolitana futura. È indubbio che con la nascita della città metropolitana Roma... Si può arrivare ai confini della città metropolitana. No, ma non, eh, ma non, non, è, non, non si deve ovviamente includere Roma. No, ma è indubbio, diceva pure il direttore, che con la nascita di Roma città metropolitana, tutta la periferia diciamo, di Roma, le province limitrofe, Ter, Rieti e Viterbo, se vogliono avere un ruolo, uno spazio importante, si devono collegare ad, ad altro. Perché già con, quando tu vivi in una regione come Lazio mm -hmm. e hai la capitale tutto il resto non conta. Figuriamoci se poi ci si inserisce appunto la città metropolitana, il contesto politico per ciò che è intorno è veramente eh, piccolo. Noi dobbiamo essere però attrattivi, cioè non, non, ci, non ci occorre la somma, dobbiamo capire noi come attrarre le realtà del reatino, del viterbese, mettendole a sistema per essere un qualcosa in più. Per l'Umbria, per la futura macro Umbria-Marche e anche per loro stessi, perché altrimenti non credo che loro verrebbero a fare un ragionamento a perdere, tanto se stanno a perdere da una parte non verrebbero a perdere dall'altra. Dobbiamo essere bravi, preparati, intelligenti e capaci, a essere classe dirigente regionale, classe dirigente regionale è vero? Dunque avere una visione dell'insieme per dire l'Umbria, la macro Umbria-Marche come può mettere a sistema questa esperienza che. Ci, consegna, ci si consegnerà normalmente perché con Roma, città metropolitana, ci sarà una consegna naturale del Viterbese e del Reatino e lì starà a noi come mettere a sistema e come attrarre. Le dico un esempio banale eh, ma che io ripeto da tempo: eh, Terni, Terni Civitavecchia. È, è una vita che se ne parla. Io, eh, se vuoi, è una vita. Tutti grandi parole, Terni Civitavecchia è. Come è fondamentale per secondo me, lo sbocco e il ragionamento verso le Marche, per te è fondamentale anche l'approdo verso Civitavecchia, poi sarebbe il collegamento della maestra e Venezia eh, che scende. Che fa... Ecco, quello è un esempio, visto che calza nel Lazio, Viterbo, è, calza, è un esempio credo, lampante di come far funzionare una sinergia tra l'Umbria. E il pezzo della provincia diciamo, del Lazio, del Viterbese, che dovrebbe essere in qualche maniera messo a sistema dentro a questo ragionamento. Se noi dopo tanto tempo non riusciamo ancora a concretizzare questa situazione, ecco, poi dobbiamo evitare di riempirci di belle parole, perché i cittadini ne sono stufi. Siamo concreti. Quattro cose serie per l'Umbria, facciamole. Presidente, mi scusi, rispetto eh, sempre su questo, sulla questione macro regioni, le nuove indicazioni dell'Unione Europea riferite alla macro regione adriatica in che modo possono costituire un'occasione anche per l'Umbria? Lei recentemente è intervenuto anche eh, nella sua veste di Presidente della Conferenza nazionale su questo argomento. Ma innanzitutto i finanziamenti europei, quelli che tra l'altro noi in Umbria nelle prossime settimane su proposta della... Eh, giunta regionale andremo ad esaminare, andremo ad esaminare in, appunto, la programmazione 2014-2020, ci saranno delle, diciamo, delle, ci sarà una programmazione interessante e importante, ma la macro regione Umbria-Marche è un'opportunità sul piano economico, sul piano infrastrutturale, sul piano della sicurezza per la nostra regione perché ci permette di attingere a dei fondi che altrimenti non riusciremo mai a prendere. Logicamente questo significa, come appunto dicevo prima, una visione della nostra regione, una visione di dove vogliamo andare, se abbiamo l'opportunità di investire sulle infrastrutture, crediamo che appunto finalmente questo sbocco della Terni vita vecchia sia fondamentale, questa macro regione ci consente di avere dei soldi sulle infrastrutture e bisogna indirizzarli lì, cioè bisogna avere questa visione d'insieme, cogliere questa opportunità che tra l'altro verrà approvata dal Consiglio europeo tra, credo, in autunno. E Una volta che è approvato, bisogna subito lavorare per cercare di capire su quale direzione andare. Appunto, fondamentale quattro cose per l'Umbria, ma su quelle investire e non perdere tempo. Appena il Consiglio d'Europa approva queste linee guida di questa macro regione, avere subito le idee chiare, avere i progetti pronti per investire a favore dell'Umbria, a favore dei territori dell'Umbria. Basta ragionare come eh, piccole realtà campanilistiche tra di loro l'Umbria è una, non siamo neanche un'unione di abitanti basta i localismi una grande regione che, rag... che diventa sistema tra di loro e che si promuove in Europa ma anche con un ragionamento federalista con le altre regioni e dunque con le marche prego andiamo su ha un forte radicamento sul territorio ternano e al fatto che una politica lungimirante dovrebbe non solo aggregare, sono d'accordo con il collega, l'Umbria con le Marche, ma anche con la bassa Toscana e l'Alto Lazio, perché così tornare al progetto dell'Italia di mezzo. Però da mesi si parla, eh, soprattutto nel Ternano, dell'area complessa. Di, cioè, qual è un artificio, è un, un modo per dare delle gambe a un'idea, Oppure ci ricorda tanto il contratto di Aria di qualche anno fa? Qual è la sua posizione? Allora io ribadisco, ribadisco, innanzitutto io sono Ternano ma sono Umbro e sono orgoglioso di essere Ternano ma sono eh, orgoglioso di essere Umbro. Se noi non evitiamo, eh, Terni eh, può essere forte per l'Umbria come l'Umbria può essere forte per Terni. Eh, Terni è stato per anni il motore dell'economia industriale di questa nostra regione e per tanto tempo ne abbiamo parlato ma... Abbiamo, ci siamo solo riempiti la bocca, Terni, la grande industria, quant'altro. Ecco, cerchiamo di mettere a sistema il, eh, il mondo industriale, quell'esperienza industriale che proviene dalla mia città, mettiamola a sistema diciamo, per questa regione perché sicuramente potrà essere un elemento importante. Evitiamo di utilizzarla come campanilismo come per troppo tempo quando ci fa comodo viene utilizzata. Quando eh, ci fa comodo che la scelta vada in una maniera, ah io sono di te, no. È finito, è suonata la ricreazione, non è più possibile per nessuno fare il campanilismo. Rispetto alla uh, la, 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 la crisi complessa, cosa significa? È vero che c'è uno strumento di legge che dice che se si fa quella dichiarazione. Ci potrebbero, non è detto, ci potrebbero essere dei finanziamenti, ma io preferisco anche qua individuare qual è lo sviluppo di quel territorio, ribadisco Terni Civita Vecchia, ribadisco un investimento importante sul risanamento ambientale che è arrivato ora di farlo, una, quantomeno una riflessione rispetto al tema ambientale su quella città, su quel territorio va fatta, tanto è stato fatto ma tanto bisogna ancora continuare a fare, bisogna evitare... Di abbassare la guardia. Dobbiamo far sì che il modello di sviluppo di quella città, che era basato sulla grande industria, si possa riammodernizzare e da quello ripartire utilizzare il fatto di avere le aree di crisi complessa, se serve soltanto ad avere più soldi per la cassa integrazione, non mi interessa, io voglio abbatterla la cassa integrazione perché voglio portare più lavoro in questa regione, significa che voglio dare più lavoro ai giovani, perché significa che voglio ri rintrodurre e far sì che ci sia la gente che è in casa integrazione che torni al lavoro, perché tornare al lavoro significa produrre, produrre significa far sì che, che l'economia di questa regione si rimetta in qualche maniera in moto. se oggi il nostro problema è poter attrarre più fondi per la cassa integrazione, se questo è il concetto non è un concetto che mi interessa, se la parola area di crisi completa significa aprire una riflessione seria su quelle che sono le priorità di un territorio industriale in difficoltà, però dico che non c'è soltanto Terni come territorio industriale, c'è l'area di Spoleto, c'è l'area sud di Gubbio, c'è tutta eh, l'Umbria, allora o noi facciamo, dunque ecco dico, la visione d'insieme, perché dividere? Perché dividere? Noi faccio, cerchiamo di costruire una visione d'insieme di sviluppo di questa regione, logicamente salvaguardando quelle che sono le culture storiche. A Terni ci sarà la filiera della grande industria, a Perugia ci sarà la filiera di altri. Però il concetto, secondo me, non, non, non bisogna dividere o avere questa idea lì, l'area di crisi complessa, no. poi si apre anche, perché lì si dilano? no? Allora, teniamo insieme tutto, salvaguardiamo le nostre realtà, salvaguardiamo quella che è la nostra cultura imprenditoriale, in particolar modo nella città di Terni, che è la grande industria, che è l'acciaieria, che è quant'altro, però, per salvaguardare quello, bisogna avere una visione vera di Cosa dobbiamo conservare, su cosa dobbiamo investire? Presidente, Prego però, Brunacci. Signora Presidente, vi siete occupati così poco del problema dei problemi che è il lavoro e l'occupazione. Il Consiglio regionale ha fatto poco, ha fatto, eh, non poteva fare tantissimo, doveva fare più la Giunta probabilmente, ma non ha dato segnali, non ha dato indicazioni, non ha fatto vedere questo interesse indicando come la priorità assoluta del, della vostra azione eh, di Consiglio regionale, quella del lavoro, dello sviluppo e del, dell'occupazione. Dell e anche del, della vicinanza all'industria, uh, alle attività produttive, questo è il problema dei problemi. In un momento di crisi così, non, non mi sembra che il Consiglio regionale abbia fatto cose in questo senso. Le farà? Pensa di, di aver uh, voglio dire, voglia, tempo e possibilità di far vedere, almeno in questo ultimo periodo, uh, vicinanza al mondo produttivo? Ma lei credo, dottor Brunacci, conosce meglio di me come funzionano le regioni, quello che è il sistema legislativo di una regione e quant'altro. Allora, eh, il Consiglio regionale si basa sulla politica, abbiamo po poc'anzi detto fino ad oggi che l'Umbria la politica non c'è stata, o, o l'Umbria per troppo tempo la politica è stata legata al, al modello istituzionale, come uno provava a dire qualcosa fuori da questo modello istituzionale veniva tacciato eh, di lesa maestà. Io l'ho fatto per anni, lo continuerò a fare, forse per un periodo di tempo mi sono fermato per una serie di motivi, oggi continuerò a farlo, ma non perché voglio esclusivamente eh, rompere le scatole a qualcuno, perché credo che è arrivato il momento appunto di cambiare. Per troppi anni appunto l'Umbria, il Consiglio regionale, ma la politica è andata a ruota alle istituzioni, cioè non c'è stato un momento di libertà tra quello che è il governo e tra quello che è l'Assemblea legislativa. L'assemblea Le legislativa è stata sempre chiamata a ratificare quello che poteva essere in qualche maniera una proposta di governo, senza avere grandi spazi per poter legiferare e poter dare input. In alcune situazioni ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti perché poi i veri soldi, l'economia vera, risiede eh, al governo. Diciamo che per. Tanti anni e per troppo tempo abbiamo in qualche maniera sostenuto in maniera leale, eh, condividendo anche delle scelte importanti di sviluppo di questo territorio. Oggi appunto serve qualcosa in più. Eh, il Consiglio regionale è formato da 30 consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione. Ci si è sempre eh, diciamo così, accodati, chi in un ruolo e chi in un altro, a quella che era la, così, la proposta di governo. Ecco, oggi, forse, alla, alla buona diciamo così, proposta di governo. Oggi non è più sufficiente. Ma come un'iniziativa per il lavoro l'aspettiamo? Noi la faremo entro l'anno, una grande iniziativa eh, come assemblea legislativa regionale. come tra è Meglio previsto. tardi che mai, no, Presidente? Eh, Sai, meglio tardi che mai è vero, però è anche vero, dottor Brunacci, che lei sa con, con quali condizioni politiche si è dovuto lavorare fino ad oggi. Dato che io amo la libertà e non sono abituato a nascondermi dietro un dito, eh, io so per fare le cose perché possono avere un valore, un senso e anche un. Non mi va di fare spot elettorali, non sono interessato. Ecco, allora, onde evitare di fare questo, dobbiamo fare cose concrete che possono avere un senso e anche un ritorno. Non si, non si, non de, vorrei che, nessuno di voi vorrei che si dimenticasse che io ho per la prima volta fatto fare quest'anno, in questa legislatura. Tutti i consiglieri regionali sono andati in visita all'Accellieria, che non era mai stato fatto, ma non lo faccio per terni, però. Circa un anno e mezzo fa ci fu la visita di tutto il Consiglio regionale al, presso la Celeria di Terni, eh, cosa che in 40 anni di regione e eh, non, non dico di quanti anni della presenza della Distance Group, della Celerie, qui in Umbria, mai, mai c'era qualche Consiglio regionale non sapeva neanche dov'era la, la sede della ceglieria di Terni e non vi dimenticate che quella è una multinazionale che sostanzialmente è la prima in Umbria che paga le tasse in questa nostra regione, ma questo lo dico per dire quanto è, quant è stato difficile e quanto è difficile raggiungere quegli obiettivi, noi ci dobbiamo lavorare non ci possiamo tutti dare indietro, la faccia io ce, ce la continuo a mettere come ho sempre fatto è una delle priorità, l'ultima domanda mi raccomando abbiamo poco meno di due minuti, eh. Presidente Faccia ce domanda la mette Domanda e risposta ce la brevi, Prego. e Ce la continuerà a mettere. Le elezioni regionali ci sono fra poco più di otto mesi. Che farà da grande il presidente? E se, una domanda, una curiosità: se le primarie sono considerate ancora uno strumento efficace di selezione della classe dirigente? Allora, iniziamo dall'ultima. Io, le primarie, mm -hmm. l'ho sempre considerato uno strumento importante e fondamentale se servono veramente a selezionare una classe dirigente e non servono a regolare conti che non, non sono utili a nessuno. Primarie sì, se sono utili altrimenti ci sia una classe dirigente che tenga conto, come dicevo prima, di quello che succede in Umbria di quelle che sono le aspettative, eh, non ci vuole tanto a capirlo. Cioè, eh, penso che negli ultimi anni abbiamo fatto più primarie noi che in America, noi ci siamo innamorati. Però se poi alla fine facciamo le primarie ma non ci carichiamo di fare poi quelle cose che ci si chiedono attraverso le primarie è tutto un cavolo che facciamo le primarie. Allora dico le primarie possono essere utili se però capiamo dietro a questo c'è cioè un progetto. se le primarie sono lo scontro tra Eros e Giuseppe o Giuseppe e Franco alla fine non si arriva a nulla, bisogna portare quanto prima, proporre il modello dell'Umbria che noi vogliamo e su questo più che primario aprire un confronto tra chi sostiene un modello di sviluppo dell'Umbria e tra chi sostiene un altro modello di sviluppo e su quello ci confrontiamo e Brega che farà nel 2015 Brega farà quello che qualche, non, non è la priorità personale non ho mai, mai anteposto l'interesse personale a quello della mia collettività non l'ho fatto in questa tornata elettorale amministrativa per la mia città e non lo farò per questa regione ho sempre detto che sono una persona a disposizione eh, cercherò fino a quando ho questo ruolo di portarlo a casa con il miglior modo possibile, di dare un contributo affinché la mia regione e la mia città, ma la mia regione, ci, ci tengo a dirlo, la mia regione possa tornare nei prossimi anni ad essere una regione faro e guida della nostra nazione. Bene, anche per oggi è tutto, salutiamo il Presidente Ross Brega, Anna Mossuto, Direttore del Corriere dell'Umbria. Marco Brunacci, caporedattore dell'edizione Umbria del Messaggero. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima settimana.